Cena di San Valentino al Belsito Hotel Le Due Torri. Info e prenotazioni 0825 67 00 01. Una scuola come può affrontare e arginare il fenomeno del bullismo? Attraverso la prevenzione. Io ritengo che sia la forma principale per poter insegnare ai ragazzi che cosa sia effettivamente il bullismo e non far prendere sotto gamba dei fenomeni che loro definiscono delle bravate, ma che poi bravate di fatto non sono, perché possono degenerare. Quindi è giusto che oggi, che è la giornata internazionale contro il bullismo e il cyberbullismo, i ragazzi abbiano una infarinatura e una impostazione del fenomeno, sia dal punto di vista legale sia dal punto di vista psicologico. Nel suo istituto sì. Diciamo che comunque c'è questo tipo di monitoraggio? Sì, in continuazione, perché d'altra parte, insomma, essendo un istituto tecnico economico, la materia già di per sé, il diritto, ci porta a prevenire determinati fenomeni, a far comprendere quali sono le responsabilità dei singoli, quindi già di per sé. Poi noi siamo tutti molto sensibili alla questione, alla problematica. Basta una mela marcia, scusatemi il termine, che si contagia poi tutto l'ambiente. Intanto possiamo fare un bilancio su questa attività di convegni, di incontri sulla legalità? Allora, il bilancio è altamente positivo, noi siamo a chiusura anche dell'iscrizione, devo dire abbiamo avuto un ottimo riscontro, perché la nostra presenza sul territorio si vede. Questo è il quarto del ciclo degli incontri giustizia e territorio, proprio perché abbiamo la necessità di far impattare i ragazzi con la realtà, quindi lo studio per noi non è soltanto lo studio di una volta, il nostro, insomma, i ragazzi ora vogliono concretamente vedere a che cosa vanno incontro, quindi giornate come queste, come le altre, quelle che abbiamo fatto nelle settimane precedenti, hanno ripagato, diciamo, anche in termini di visibilità sul territorio.